Enrico Cunico, mister del Campo d'Arsego. Allora, si riparte, primi giorni di allenamento, come è andata? Diciamo bene, la squadra ha tanta voglia, tanta fame, è un gruppo che si sta comportando veramente bene e c'è entusiasmo da parte di tutti, quindi ho trovato sicuramente un gruppo sano e questi primi due giorni di lavoro sono stati importanti, però la squadra sta reagendo bene. Ecco, una squadra giovane? Sì, diciamo media giovane, allestita per un progetto importante, però diciamo siamo fiduciosi perché, ripeto, la squadra è improntata con dei giocatori importanti, un mix di giovani, quindi c'è la possibilità sia di farmi crescere molti giovani, ma c'è la possibilità anche che questi giovani crescano con dei giocatori importanti, dei giocatori di esperienza, e quindi c'è un bel mix. Qual è il suo obiettivo personale? Ma io cerco sempre di migliorarmi, sia da allenatore dove ho allenato e sia anche per la società, che comunque è una società dove ha tanto entusiasmo, il presidente ha tanta voglia, il direttore ha grandi stimoli. Cerchiamo di fare bene, poi dire dove possiamo arrivare non lo so, posso solo dire che la squadra sicuramente quando uscirà dal campo dovrà dare il massimo e quindi non dovrà mai uscire con la testa bassa ma sempre con la testa alta, e quindi lo vedremo più avanti. Ha detto prima il direttore che si punta molto anche sull'aspetto psicologico dei giocatori e poi sull'aspetto tecnico e tattico. Sì, è chiaro, quando c'hai delle pressioni è chiaro che i ragazzi devono comunque essere capaci di superare questo. Cioè, ripeto, abbiamo un mix sia di giovani che di vecchi, tanti vecchi che hanno anche vinto campionati, quindi sicuramente daranno una mano ai giovani. E per quanto riguarda l'aspetto tattico valuteremo anche un po' in base alla rosa che ho a disposizione. È chiaro che per il modulo stiamo verificando, stiamo vedendo, però il problema è che i concetti che devono imparare i giocatori devono assimilare in maniera rapida, perché è una squadra quasi totalmente rifatta, quindi abbiamo tutto il tempo per farlo, quindi andremo per gradi anche sotto questo aspetto qua.